è un ragazzino. Oh, me le fai fare queste domande? Oh, domande? A me i gallini sulle cose. Quali cose? Vabbè, un animale, che cos'è? Vabbè, si muove in acqua. Si muove in acqua, te cos'è? Allora, sto andando a dirti il mio cervello. Che se si mangia? Leone, leopardo, leopardo. È ancora più feroce di questi. 3, 2, 1, buongiorno ragazzi e ragazzi. Oggi siamo ritornate qui con un nuovissimo video. Questo video si tratta di un video molto bello, ovvero la Post-it Challenge. Ragazzi, stiamo ritornando ai primi tempi su YouTube con i video, perché ci piacciono tanto, a voi piacciono, quindi li stiamo rifacendo. Devo dire una cosa. Sono ritornata nei video perché voi dicevate che lei mi cacciava, ma non è vero, perché avevo la febbre a 39, quindi sono ritornata, sono carichissima, sono pochissimissimo di tosse, ma sono sempre carica, sempre per voi. Quindi 3, 2, 1, penso che dobbiamo incominciare, non so cosa sto dicendo. Quindi ragazzi, incominciamo! Io già ho scelto. Anche io. Aiuto. Ho paura di fare un po'. Questo dovrebbe incollare. Vai. Ha visto? Io non l'ho visto. Mantieni tu. Mantieni tu. Tu tieni che vediamo. Allora. È una persona, una cosa, un animale? Una persona che ha recito un film. Basta. Questo. A te è una persona famosa. Basta. Allora. Siamo noi. No. Perché? Ragazzi, perché si Che cordellone? No. Capriaca ha fatto un film che ci piace a noi tantissimo. Carlo Verdone. Carlo Verdone, ma chi lo conosci? Aspetta, no, Massimo Boldi. Ma io sti cosi, cioè io no. Senti, io tu? Non. Io. Con quale lettera inizia? Mi sta. No, non te lo posso dire. A me come inizia? La K. K. A te la F. È vero. Sì. Farfalla. Sei una cosa famosa, oddio. Fra. A me con la C. Con la K. Giulia! Mi stava per cadere in fronte, in faccia qua. Così. Dai! Chi può essere? E dai, un altro indizio, Giulia! Allora, è scemo. È scemo, come si può dire? Pazzo. Francesco Mattia. Dimmi a me. Un altro indizio, dai, allora. È secco. Ma che senso, scusa? È un indizio. È un ragazzo. Sì. È giovane. Sì. Fa il cantante. Non ti posso più dire niente. È Righi. No. E chi è? A me dai un altro indizio. Aspetta, fammi pensare perché ce l'ho sulla E come li posso dire? Ha un cappello. Vabbè, Giulia ha un cappello. Ha un cappello. Chi è? Ah! Gali. No. Mamma mia. Chi tiene il cappello? Ma come? Cioè, allora io mi arrendo, basta. No. Dagli un altro inizio, che lei l'ha portato per questa. Non è un personaggio famoso. No, è famoso, sì. È famoso, no. Però non è. Di fa qualche altra domanda, Margherita. Ti fa qualche altra domanda? Così. Non l'ho visto, giuro. Ah? Rispondi Giulia. Vai Giulia, rispondi. È un cantante, secco, sì, non è Righi. Ma è un attore oppure ha fatto un no, film? No, ha fatto tantissimi film. Ma chi? Aspetta. No, questo aspetta. Qua in testa a me. E diciamo. No, ha fatto nessun film. Non è un attore. Sì, sto film è un attore. È un personaggio, ma non è un attore. Le devo fare. Cioè, ma tu hai scritto il personaggio che fai in questo film oppure proprio? Sì, sì, il personaggio. Che come si chiama nel come si chiama nel film, così ho scritto. È a me, boh. Dammi qualche indizio a me. Ma ti già tenuto di drop. Dopo. Fai la domanda e lei ti dà l'indizio. Ma allora. Ma è un cantante. L'hai detto già prima, sì. Sì, allora scusatemi, ma se voi mi dite il nome del film, io posso anche capire. Ma com'è? Puoi capire il film?
cioè, se ti dico il film capisci tutto. Ma l'abbiamo visto ultimamente? Sì, basta, sì, commenti. L'abbiamo visto ultimamente, Giulia? No. Ma a me che può essere un cantante? Ma chi è? Chi sono Rico? A me piace sto cantante. Ha detto cioè, un cantante, come sì, canta? Giovane. Dove l'ha registrata la sua che canzone? Mica te lo posso dire. A me l'ha registrata in un prato. Senti, dove l'ha registrata? Boh. E pensa! Ah. So. Oh, Giulia, non lo so. In un prato. Ma sì, cos'è che proprio stecca come sei tu? Come sei tu? Vabbè, troppo noi. Tempo, dai, non vabbè, senti tu, quattro no, minuti scaduto, cioè. Ma chi cappellaio matto in testa, ma è dai, che... dai, cappellaio matto, cioè. Dai, andiamo avanti. Vai. Vai. Io ti sfido con questo. Ma più sopra, mettimelo più sopra, cavolo. Allora, a me che cos'è? Una cosa, un animale? È una cosa, persona. A me? Una persona. Ma è un attore? No. È un cantante? No. È sta su YouTube. Fai domanda, ma tu non devi dire. Vabbè, via, vai, fammi una domanda a me. Io te la devo fare. Ah, allora, vediamo. Allora, è una cosa. Si può muovere? No, aspetta. Sì, si muove. Come si muove? La cosa si muove, ma che è? La pentola! Si muove la pentola! No, si muove. La pentolaccia. Ma dove si. Cioè, cos'è? Cosa fa? Il suo mestiere qual è? Cioè, Te l'hai detto prima, ha detto. Boh, il mestiere lo sa, ha detto YouTuber, tu? Ah, fai la domanda e dai la risposta. Allora, lui lavora. Ha detto una cosa. Allora si muove, dove si può andare? Dove può andare sta cosa? Non si muove, vai Marghe, fai la domanda. Cosa ha detto che si muove? No. No. Fai la domanda e della risposta, Giulia. A me viene, cioè, cosa c'è di cosa? Fai una domanda in più, una cosa, che cosa allora, devi sapere? Allora, questa cosa può essere di vari colori. Devi rispondere tu! Marco, tu devi rispondere. Ma che stai cercando di vedere? Che sta scritto su? Razza gli occhi, ti squalifico. No, scusami. Cosa hai detto? Ma può che essere colore di colore? Che colore? Degli il colore. Marrone. Può essere di vari marrone colori. Giallo. Giallino. Giallino. Il cocomero giallo! Il cocomero. A me. Giallo. Non lo so, ma è proprio uno youtuber. Cosa sì, è il più proprio youtuber. Non ti posso dire. Ma è giovane giovane. Sì! È un ragazzino. Oh, me le fai fare? Piano, oh, domanda e risposta, no dici domande, vai, Giulia, fai una... Allora, vediamo, ma sta cosa ce l'abbiamo in casa? No, non la usiamo. Però sta in casa? No. Usiamo... Non, allora... Non sta in casa. Allora... Può stare in casa, non sta in casa. È maschio o femmina? Femmina. Giulia, sono io. Ragazzi, ma che c'è di che si muove? L'aveva detto che si muove. Mica si muove. Cos'è? Giulia, non imbrogliare. Cosa inizia? Non si può dire cosa inizia. No, con la lettera. Non si può dire. Ma a me cos'è? Ma cioè, a me cosa c'è? Cioè, cosa c'è il marrone che non si muove? Ma che vai qualche altra domanda. Ma che genere di video fa? Un tronco, dai. Che genere di video fa? Com'è buono? Non te lo posso dire. No, me lo devi dire, devo fare la domanda, mi devi rispondere. No, fa un po' di tutto. Ah, un po' di tutto. Ah. Vabbè, sto pensando con la domanda, senti. Io devo fargli un'altra domanda. E sto pensando quale domanda. Sto andando a dirti il mio cervello. Che se si mangia, se si usa per giocare, se si usa per lavare i denti. Si usa per giocare, lo puoi usare per correre, si lancia. Si mangia. Si mangia. Si beve. Si beve. Perché se dico si mangia. Si beve, si non si beve, mangia. Capisce, no? Ma che non si imbroglia, si beve. Vabbè, si beve. La peppa si non è gialla. Allora, è adulta perché o mangia. È ragazza? No, non è ragazza, né adulta. Comunque, insomma, non è adulta. È la Fanta. Non è la Fanta. E come si beve? Cosa c'è? Cosa può essere? Ma cosa può essere di giallo che si beve? No, non ci credo, che hai messo? È una youtuber? Basta, mo fammi pensare vai. A me. Ma che tu c'hai tutti gli indizi. È Giulia che deve andare. Giulia. Ma sono fa le bolle. Fa le bolle. Fa la schiuma. Fa la schiuma.
Gialla, fa l'asciugo e si beve. Ma si beve? Sì. È commestibile, quindi. No, si guardate, beve. Cioè... Ma è Margherita, lei sta ancora pensando. Allora... la prendiamo a casa. Sì. Ma io la vedo spesso, questa youtuber. Il Gatorade. Ma non fa l'asciugo. Giulia la vedo spesso, questa youtuber. Sì. Ho un'idea! Dici? È il tè al limone! No! E ma che? A te non piace? Non mi piace. E allora a voi vi piace? Non lo piace a mamma? A me no! Piace a mamma? Nemmeno a me piace, nemmeno a me piace, piace a mamma. Di tutti i tipi piace! Oh, basta! Fammi fare una domanda, sto pensando! Aiuto, raga! Mamma, la bibita che ti piace! No, non glielo chiedere non a mamma, dai! Non si guarda, Marga! Giura, me la fai cadere. Oh, scusa. Dai, ci siamo quasi. Giura. Ma scusa! È gialla, fa la schiuma. Io non la faccio. La birra è gialla. La birra, brava. A me così è? Sì, birra! Oh, ancora, la tieni ancora. È allora. Una youtuber che tu la guardi sempre, tutti i giorni. Giulia, chi è sta Giulia? Non conosce nessuno. Giulia. Giulia chi? Marghe Giulia Kawaii. No. Sì, Giulia, dai, indovinato, vai, pari, andate avanti. Figata. Dai, che figata, che c'è voluto, dai, attacca. Ah, Marghe, non guardare, quella guarda. Vai. Aspetta, mettimela più sopra. Te l'ho messo qua. Ah, oh, ma che è basso. Vai. Oh. Che, mo come glielo spieghi, che cos'è? Allora, dagli il primo indizio. A me i pallini sulle cose. Quali cose? Vabbè, un animale, che cos'è? Vabbè, si muove in acqua. Si muove in acqua, te cos'è? Allora, in pratica si trasforma. Ma è lo che si trasforma, la lucertola blu. Non lo indovinerai mai. Si trasforma, oh! Che significa? Dagli un indizio. Aspetta, raga. Che significa si trasforma? Sto chiudendo gli occhi. Allora, si trasforma, è una persona... che si trasforma. E mai. Ma esiste sta persona? No. Il lupo mannaro. Non esiste, è vicino, non esiste. Il lupo mannaro? Non è. Marghe, vai. Allora. Supereroe. È una persona? No. È un animale? Sì. Giura, vai, fai domande di scuola. Ma dove vive? Sta persona? Che ne so dove vive? Ma esiste? No. Hai il pigiama e il costume di che colore ce l'ha? Ma che ne so? Ma no. È un supereroe! No. E ma che è? Hai i peli? No, basta, sì. Allora. Sì, sì, scusami, sì, tiene tantissimi peli. Pieno. L'orso grizzly. No. Ma si trasforma! Ma è un supereroe. Ma cos'è un animale? Allora, cioè, come è fatto questo animale? Più o meno. È chiatto così, una palla di gelato. Porcellino d'India. È porcellino d'India, vai, Giulia, se ti vai. Ho detto questo in acqua. Ah, in acqua sta. Vai, giù. Spesso su. Pesce palla. No. Pesce palla, tu sei un pesce palla. Il granchio. Vabbè, ciao, zitta. Scusa, ma stai in acqua? Sì, ma zitta. Sei in acqua, non è il granchio. Allora, sto coso è un animale, si trasforma la notte o di mattina? Sì, la notte. Il lupo mannaro. Ci stai vicino? Ma te lo giuro, non ne conosco altri. Allora, ascoltami, guarda. Vai. Ma non, lei non lo conosce questo animale, sicuro, Marco. Ma mi potete dare solo una lettera? L inizia, dai. Allora. Perché non lo sai, ce l'ho detto, è difficile. Allora, in pratica, ma sta in acqua che si mangia anche sta cosa? Sì, si può mangiare. Noi ce la mangiamo? Sì, zitta, mo. Allora, senti. La cozza. No. La cozza, tu, sono la cozza di papà. Giulia, se si mangiano, mangiamo i maruzzelli e i lupini. Vai. Rifletti, che così dopo si... Allora, senti, se inizia con la L, zitta, se inizia con la L, ma che animale è? Scusa, no, è vero, ma io non li conosco. Ma che non è ma non hai visto allo zoo? Sta leggendo, Marga, no, giuro. Allo zoo qual è? Non c'è lo zoo, si trasforma, è una cosa di fantasia. Allora, tu se indovini hai visto. Ma non riesco a vedere. E vabbè, allora, sentite. Ma noi la mangiamo spesso. Ah? Noi la mangiamo spesso.
No. E non vedo. Di domenica forse, a volte, quando mamma mi ha tipo scritto bocio. Va bene, dai, non l'ho indovinato. Marghe quasi elettro, cioè togli Marghe, togli Giulia, licantropo e polipo. Polipo! Ma andiamo licantropo avanti. È la stessa cosa di lupo mannaro! Andiamo avanti. Boh, ma voi siete proprio strani. Facciamo ora questo. Aspetta. Parla un poco tu. Giuli. Dai, muoviti! Aspetta, vedi? No, ah, ecco! Vai. Fatto? No. Questo è sempre di mare. Allora, a me è una cosa costosa. È costosa, è di spinto. Questa che sono i marcielli? L'iPhone X! Sì. Brava! Lo sapevo. Allora... Dai, tagliene altro, Marghe. Ok. Mamma mia, sono troppo forte. Sono già due. Questa l'iPhone X sono... Ok, allora... Ah, giù, è costoso. Allora, a te non è per niente costoso, è un animale. Chiuso io. A me cos'è? Dai, è un animale? No, non è un animale, però si muove in acqua, penso. Però si attacca. Non si muove in acqua. In senso non nuota. Ah, non nuota. Però respira. Come respira? E se non si muove? Devo occupare, respira. Giuro, è la cozza, ma non respira la cozza. Ma me ne dai un indizio? Ha detto cozza. Cozza. Sì, sì. Cozza. La cozza. Sì. Woo! Sceme. Tu sei ancora zero, dai. No, non devi nato. Ah, tu devi ancora. Aspetta, fammi vedere qual è. Sì, ma a me è l'ultimo. Sì, a me è l'ultimo. E scusate, a me quant'è? Cos'è? È un animale, fai qualche domanda. A me cos'è un animale? A me? No, non a è un animale. No. Non è una cosa? Sì, è un animale a te. A te sì. E ma si muove? È una, sì. Il mare? No. No. Ma è una cosa a me? No, è una specie. Una persona, un qualcosa. È una specie di cosa. Ma cioè, è utile? Non lo so. Giulia, stiamo vedendo questo gioco, ti devi dare. No, è una storia. Ha detto no, non è utile. La possono inventare. Io lo inventerei, però. Io ho una storia con la mia. Lei la inventerebbe. Giulia, ti puoi dire. Ma che cos'è sto cosa? Fa qualche domanda in più per capire che animale è. Che domanda puoi fare? Tra poco la squalifichiamo a Marga. No, no, dai. Giulia, dai. Allora, sto posso mettermelo qua? Io me lo piego un pochettino. Aspetta, vedi, chiudo. Ciao. A me. Allora, sto coso, ma si vede l'ale se io lo tolgo? Così si vede. Sì. No. Allora, a me cosa può essere, Daya? Ma a me cosa può essere a me? Perché a me, che animale è? Cioè, cappuccetto rosso. Il cappuccetto rosso, in testa. Il gatto con gli stivali. Senti, tu mi fai così innervosire. Senti, io mi arrendo più. No, non, ma che animale è? Di che colore è? Ha tanti peli sto coso. Lo posso? No. A me! E allora, non so grizzly! Dammi qualche indizio. Il lupo mannaro! Ma io lo conosco bene questa cosa, Giulia. Sì, mi piace a me. Vabbè, sentite, io mi arrendo, posso togliermelo. Un animale, come lo indovini animale? Dal vesso, di che ne so, mi fai qualche domanda. Che... Ma è una cosa che si vede in TV. Può stare allo zoo! Si vede anche in TV, Marco. Si vede anche in TV. Sì, sì, a me io vedo i cartoni con questo, perché ho visto una volta l'anno con un episodio. Comunque. Oddio. Aspetta, oddio. Ma che animale? Vita da schiappa! La vita da schiappa! Se non schiappa tu sei lo schiappa. È una cosa. Non è un programma televisivo. Si vede anche in TV. È una specie di cosa, papà, è una specie di cosa. Però è una cosa. Una specie. Non dovresti indovinare l'animale, eh? Sto cercando di pensare. Allora ho buttato orso, grizzlin, coso, quell'altro, la farfalla. A me viene proprio. Ma vola sto animale. Cammina. Giulia, ma io dove lo posso trovare? Ti ho fatto una domanda, Marco. Ah, no.
Io dove lo posso trovare? Non lo so, non te lo posso trovare. A parte in TV. No, no, poi, no, qui il capito. Yeah, Giulia, dove lo posso trovare? Ma non riesco a capire che mi dici in TV. No, Giulia, dai, mi devi dire dove si può trovare. No, non posso. Sì, Giulia. No. Ah, io ti ho detto che si può trovare allo zoo. Non posso. Giulia, babbo, dimmelo tu. Non puoi. No, babbo, io gli ho detto che si trova allo zoo. Si può trovare anche. Ma non mi dite anche all'aperto. Dove si trova? No, si può trovare all'aperto. Dai, no. Non lo, allora non si può, no, non lo puoi trovare all'aperto, allora non lo puoi trovare all'aperto. È un sole. Una nuvola. Il sole in testa a te. Dai, Giulia. Ma che è male? Allora, perché non l'ho mai preso? No, ti sbrana. La tigre. No. Leone, leopardo, leopardo. È ancora più feroce di questi. Ti sbrana. Brava, come hai fatto a indovinare? Oh, quando siamo bravissima. Andati allo zoo di Abruzzo, ma do tutto quel sangue, mannaggia. La gallina. Sbrana. Allora, è finito, ha vinto Giulia. L'ultimo. E allora metti l'ultimo. Ma come fai? Dicene qualcuno in più. Uno. Che noia. Yeah, però aspetta, fammelo dire. No! Vabbè, quello subito lo indovina. Quello è l'animale preferito suo. Uno degli animali preferiti. Porcellino d'India. No. Cane. No. C'è il musetto bianco così. Non è vero, fiamma. Non ce l'ha. Sì. A me? Che riparla. C'è il musetto bianco così. No, aspetta, mi devi dare qualche indizio a me, Giulia. Può avere le nuvole a fianco. Che? Le nuvole a fianco. Può essere. Basta. L'opossum. Vabbè. È quello il suo preferito, sì, l'opossum. La l'arcobaleno, ma vedi. È il mostro. Ma andate per il arcobaleno, ma dove mi ha vinto? Ho vinto e ho vinto, ma basta, no. Dai, Giulia, no. Vieni qua, muoviti. Mi faccio male la schiena. Tantissimi altri colori, andate su www.margheggiuliakawaii.it. E ricordate che io Marghe più Giulia insieme a voi formiamo la Magic Family, cioè amore puro. Se il video è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e condividetelo dappertutto. Se non vi è piaciuto